Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati». Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo». 8 giorni dopo, i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani. Tendi la tua mano e mettila nel mio fianco. E non essere incredulo, ma credente». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto». Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. Carissimi, buona domenica della Divina Misericordia. Oggi sono in compagnia di Giovanni Paolo II, qui ritratto in una foto in cui visita la facoltà in cui mi trovo, la facoltà di San Bonaventura a Roma. È una visita storica che ricordiamo nel giorno tanto caro a San Giovanni Paolo II, quello appunto della Divina Misericordia. La Divina Misericordia che è quella di Gesù che si trova oggi al confronto con Tommaso. Tommaso che inizialmente non crede, inizialmente, almeno in assenza di Gesù, non si fida, dice di voler constatare personalmente, cosa che farà questa volta al cospetto di Gesù. Finalmente Tommaso crede e dirà: «Mio Signore, mio Dio», questa bellissima professione di fede. Allora mi piace sottolineare la Divina Misericordia in Gesù, che attende Tommaso, che lo aspetta, aspetta i suoi tempi, e finalmente Tommaso crede. E la Divina Misericordia di Gesù su tutti noi, lui ci proclama beati perché crediamo pur senza aver visto. Ecco, com'è bella la festa di oggi, carissimi, piena di tanto, tanto, tanto significato. Mi piace pensare a San Francesco di Assisi, apostolo della misericordia di Dio. Mi piace pensare al nostro Padre Maestro. Proprio in questi giorni abbiamo ricordato l'anniversario della canonizzazione, sempre ad opera di Giovanni Paolo II. Anche lui, attraverso il ministero della confessione, servo della misericordia di Dio. La festa della misericordia, carissimi, oggi ci invita ad avere anche un cuore misericordioso verso i fratelli. Immergiamoci in questa giornata, direi, di festa, in questo tripudio di misericordia, attingendo alla misericordia di Dio e imparando ad avere un cuore misericordioso. Buona domenica a tutti.